Allora, dopo una giornata di attività sulla sperimentazione delle conseguenze che può dare la malattia iperbarica o comunque problematiche che possono venire attraverso le attività in ambiente iperbarico, non potevamo non concludere con un personaggio importante, fra l'altro esperto anche subacqueo, oltre che esperto ricercatore, il dottor Enrico Marchetti, il quale ha avuto la possibilità dall'INAIL di organizzare questa sperimentazione. E adesso ci racconterà lui quali sono le conclusioni che si possono dare di questa prima giornata, perché ne verranno sicuramente altre, e lascio la parola ad Enrico per raccontarci un po' quello che succederà anche dopo questa giornata così bella. Sì, quando l'INAIL ha deciso di far partire il piano triennale di ricerca e mi ha dato i fondi per organizzare questa ricerca, e io ho pensato di esplorare gli aspetti di multifattorialità delle patologie da immersione, e quindi ho cercato di raccogliere un gruppo piuttosto differenziato di specialisti del settore. Avevo iniziato a collaborare col Centro Iperbarico Romano già da tempo e quindi li ho prontamente reclutati in questa nostra ricerca, ma poi ho lavorato anche con l'Istituto di Fisiologia Umana, che comunque rappresenta un punto fermo di tutta la mia attività di ricerca, e ho messo insieme Tor Vergata per la parte biologica, i nostri laboratori per la parte biochimica, e quindi l'idea è quella di esplorare un po' tutti quegli aspetti che possono avere una rilevanza ai fini della patologia da decompressione. Quello che è successo oggi è sostanzialmente il fatto fondamentale, che è andato tutto bene. Adesso si tratta di vedere se tutti i dati sono salvi, se sono stati registrati correttamente dai vari ricercatori che hanno contribuito alla nostra giornata. Se tutto va bene, e come abbiamo già visto dalle esperienze pregresse, dovremmo aver trovato un pochino la conclusione di quello che è lo stress ossidativo e alcuni aspetti relativi alla nutrizione del subacqueo. Quindi quello che succederà poi sarà che questo nostro gruppo di ricerca, molto, diciamo, molto complesso e articolato, verrà portato a fare ricerca su altre tipologie di professionisti subacquei, quindi stiamo prendendo contatti con i carabinieri, con i vigili del fuoco e con alcune ditte che fanno operazioni di soccorso, di lavoro nei porti, certo, per fare lo stesso tipo di monitoraggio che abbiamo fatto su di noi, su anche altre tipologie, e vedere come rispondono i vari parametri che abbiamo misurato e che avete intervistato in precedenza, quindi un'idea già ce l'avete, e come rispondono alle diverse sollecitazioni delle diverse tipologie lavorative. Bene, noi non possiamo che ringraziare ed essere felici di aver potuto partecipare, riprendendo queste immagini e portandole a vostra conoscenza. Perché felici? Perché finalmente si sta realmente in modo concreto agendo sulla prevenzione, sul lavoro, e questo è un lavoro un po' particolare, diciamo la verità. Probabilmente nel passato, essendo soprattutto le attività subacquee sono nate dal dopoguerra in poi, perché nascono con i famosi uomini rana e poi si sviluppa attraverso le esperienze di Cousteau. Bisogna dire che, essendo, possiamo anche chiamarla una scienza, se possiamo dirlo, è un po' grossa come parola, però comunque questa attività è un'attività giovane, e quindi questa sperimentazione inizia a lasciare un punto fermo su quello che può essere appunto lo stress del tessuto.